Buonasera amici dello Zoccolo Duro, sono Cristian il tecnico, oggi con voi per parlare del mio pagellone della 37esima giornata che ha dato un sacco di verdetti ragazzi, ma partiamo subito con i voti e poi mi dite la vostra. Ovviamente alla Juventus, ennesimo capolavoro di Max Allegri, settimo scudetto consecutivo per la vecchia signora. Quarto consecutivo, così come le Coppe Italia da parte di Mister Allegri, cosa dire? Stagione straordinaria, complimentissima a questa Juventus, ovviamente ha quasi stancato, però ragazzi è effettivamente la squadra più forte che c'è in Serie A, c'è poco da dire, 7 anni di dominio e niente, speriamo che magari la prossima stagione possa esserci qualche new entry, perché se andiamo avanti così, ragazzi, credo che questo filotto potrà andare avanti ancora per un po'. 9 al Napoli, perché non possiamo dimenticare la 27esima vittoria in 37 partite. Partita ovviamente con poco da dire, vinta 2-0 contro la Sampdoria, grazie ai gol di Milik che sicuramente senza l'infortunio avrebbe potuto dare quel contributo in più a questo Napoli per provare a vincere lo scudetto, e Raúl Albiol che si è dimostrato un grandissimo difensore. Quindi complimenti al record di punti del Napoli, che fa il record appunto come migliore seconda nella storia del campionato italiano. Quindi complimenti a questo Napoli, complimenti a Mister Sarri, speriamo che l'anno prossimo possa continuare, perché no, cercare di dare quel qualcosina in più per battere la Juventus per la vittoria dello scudetto. Voto 8 a Diabaté del Benevento. Ragazzi, ma non è giovane, è vero, ma quanti gol sta facendo? Pensate se questo ragazzotto qua fosse arrivato a inizio stagione e avesse effettivamente segnato con questa continuità. 8 gol in 10 presenze e punta ovviamente alla doppia cifra. Glielo auguro perché se lo merita. È un ragazzo, sembra un gigante straordinario, sicuramente avrà un futuro ancora per il campionato in Serie A, perché credo che diverse squadre, soprattutto le squadre che lotteranno per la salvezza, vorranno far di tutto per portarselo a casa, ovviamente questo giocatore qua. Quindi complimenti comunque al Benevento, che dà ancora onore a questo campionato, al suo campionato che è stato drammatico per tutta quella che è stata diciamo la fase dell'andata, e mentre poi diciamo un girone di ritorno che è stato ovviamente straordinario, che avrebbe potuto dire di più se fosse ovviamente iniziato prima appunto questo filotto qui. Quindi complimenti a Benevento che onora il campionato. Voto 8 meritatissimo a Diabaté, speriamo che l'anno prossimo possa regalarci, perché no, qualche altro gol con qualche altra squadra, ovviamente in Serie A. 7 al Chievo di Giaccherini e Inglese. Chievo che era spacciato, che è riuscito grazie a un golasso alla Totti di Giaccherini e il gol agli ultimi minuti di Inglese, che appunto ribaltano il risultato contro il Bologna che era in vantaggio. Questo Chievo ancora forse quell'appiglio per rimanere aggrappato a questa Serie A. Ce lo auguriamo, perché è un Chievo che io personalmente, insieme al Cagliari, davo per spacciato, ma sembra che non abbia voglia di mollare. Quindi complimenti a questo Chievo che sta cercando di fare una zampata, probabilmente si salverà, chi lo sa. È una sfida a tre, ragazzi, ormai: Spal, Chievo e Cagliari. Vedremo chi nell'ultima giornata ovviamente farà meglio. Al Cagliari, sono un po' basso col voto, perché questo Cagliari meritava sicuramente di fare un campionato diverso, perché la squadra c'è, è una buona squadra, non si capisce il calo che abbia avuto, ma è un Cagliari che batte una Fiorentina per 1-0 e la mette praticamente fuori da quelle che sono le speranze di Europa League, e fa l'ultimo passettino per cercare la salvezza. Quindi un Pavoletti che è riuscito a tornare al gol, un Cagliari che ha meritato ampiamente la vittoria, anche perché Farias ha sbagliato un gol clamoroso negli ultimi minuti della partita. Quindi sono sicuro che questo Cagliari potrà mettere in difficoltà anche l'Atalanta, proprio per cercare di lottare per questa salvezza che per me
visto l'andamento, non era assolutamente così scontata, e quindi vediamo cosa succederà negli ultimi 90 minuti. Voto 5 a diverse squadre, per diversi aspetti, ma cercherò di spiegarvi un pochettino. Sicuramente il 5 più grosso va alla Lazio, che sta rischiando di perdersi la qualificazione ormai certa alla Champions League dopo le ultime prestazioni. Una Lazio che si vede scarica, purtroppo è senza e priva di Ciro Immobile, che è praticamente quello che ha. Il capocannoniere, ovviamente, no? Quello che ha dato e ha fatto le fortune di questa Lazio, ma ovviamente si vede che è una Lazio che ha le pile scariche. Spero e mi auguro per Simone Inzaghi, il mister, appunto, che contro l'Inter all'Olimpico ci sia una Lazio compatta, decisa, che non voglia ovviamente buttare via questa opportunità clamorosa di andare in Champions. Una Lazio che secondo me se lo merita tantissimo, e quindi gli auguro il meglio. Insieme alla Lazio metterei dentro il 5 al Milan, che nonostante un buon pareggio contro l'Atalanta, che poteva essere ovviamente un risultato diverso perché ricordo che l'Atalanta è stata in 10 per un bel po' di tempo, il Milan non è riuscito a raddoppiare nonostante abbia avuto l'opportunità e si è fatta raggiungere all'ultimo minuto di recupero da un colpo di testa con ennesima, diciamo, non la chiamo papera perché ovviamente non poteva fare granché, però sicuramente il periodo di Donnarumma, l'avete visto anche in finale di Coppa Italia, non è stato, diciamo, non è un periodo di quelli sicuri e forti. Quindi il Milan ovviamente la nomino con questo 5 anche per quella che è stata la partita di Coppa Italia, risultato ovviamente bugiardo per quello che si è visto in campo. Cercherò ovviamente di poi magari fare un'analisi più avanti, dando i voti del pagellone totali di quelle che sono state le stagioni delle varie squadre. Quindi cercherò di fare una pagella complessiva, ma sicuramente questo Milan in questo momento merita questo voto perché ovviamente avrebbe dovuto e avrebbe potuto assolutamente essere già qualificata al sesto posto da qualche giornata, anche già qualche giornata fa, appunto, come stavo dicendo. Insieme a queste due squadre ci mettere dentro, anzi forse darei anche un voto peggiore, ma la metto dentro perché comunque le voglio bene, soprattutto per quello che è successo questa stagione alla Fiorentina. Una Fiorentina che ha buttato via l'occasione di rimanere aggrappata a quella che era la possibile qualificazione in Europa League, perdendo rovinosamente a Firenze contro il Cagliari. Quindi la nomino, non sto lì a discutere più di tanto, probabilmente che la Fiorentina ha finito le pile, scaricato le pile, quindi è così. Chiudiamo qua il discorso. Queste tre squadre secondo me meritano 5 e poi ditemi ovviamente se siete d'accordo o non siete d'accordo, ma credo di aver fatto un'analisi abbastanza chiara. Voto 4 all'Inter. Ragazzi, questa Inter qua ha perso un'occasione clamorosa anche in questo caso di trovarsi lì a sorpassare magari la Lazio per la quarta posizione. Un Inter che sembra bella e poi muore. Va detto che la partita dell'Inter contro il Sassuolo è stata clamorosamente dominata, quello un pochettino dicono diciamo i tabellini della partita, un po' come è successo col Milan contro il Sassuolo. Sassuolo ha sfruttato perfettamente le occasioni che ha avuto, ha fatto due gol e ha battuto l'Inter. Un Inter che diciamo che ha ancora peccato un pochettino di presunzione, però la fortuna di Mister Spalletti, beh, io ripeto, per me è un culo clamoroso l'Inter quest'anno, ma io sono, lo sapete, sono dall'altra sponda del naviglio, quindi adesso cercherò magari delle provocazioni perché voglio sentire cosa ne pensate, ma l'Inter si trova a dover lottare l'ultima giornata contro la Lazio per la possibile qualificazione. Questo è culo, perché la Lazio ha buttato via contro il Crotone un'opportunità clamorosa e l'Inter c'è. Nonostante abbia fatto una partita a livello di risultati scandalosa, perché ovviamente una squadra che lotta per andare in Champions League non può pensare di perdere a San Siro contro il Sassuolo, ok? Si trova lì, quindi tutto per tutto, l'ultima giornata sicuramente l'Inter anche lei è stanca, ma è sicuramente messa meglio della Lazio, soprattutto dal punto di vista dei suoi interpreti, perché se non sbaglio l'Inter dovrebbe avere la squadra al completo, quindi molto bene con un Rafinha che tra l'altro è effettivamente un grandissimo campione e spero che possa non rimanere all'Inter perché ovviamente sarebbe un valore aggiunto appunto per questa squadra.
3, questa volta forse sono un po' cattivo, un po' pesante, però probabilmente sarete d'accordo con me che farò una valutazione non tanto sul giocatore, ma più che altro su tutto quello che lo circonda. Voto 3 a Gigio Donnarumma. Talento straordinario del calcio italiano e mondiale che si trova in una situazione piuttosto dura, probabilmente colpa dei media. La vedo molto così io, più che di altro, che ha un procuratore che in questo momento, anzi in passato, adesso pare non stia più dicendo niente, ha praticamente creato un disagio imbarazzante a questo giocatore. Io credo che Gigio abbia tutte le capacità, le possibilità di restare al Milan per tantissimi anni. Come tifoso del Milan, ovviamente mi auspico, credo e spero che possa abbandonare la procura, diciamo, di Raiola, sapete perfettamente, per andare a trovare magari un procuratore che possa curare ugualmente i suoi interessi economici, perché effettivamente è un talento, ma allo stesso tempo possa dargli una tranquillità, soprattutto dal punto di vista personale e umano, a questo ragazzo. Un ragazzo che ha delle doti fuori dal comune, anche nella partita contro, e ovviamente il voto, premetto, è prevalentemente per quello che è stato il risultato nella partita di Coppa Italia. Purtroppo con i suoi errori hanno condizionato ovviamente quello che è stato il risultato poi finale della partita, no? Un 4-0 netto della Juventus con tre errori di Gigio che potevano assolutamente essere evitati, nonostante ha evitato altri gol perché ha fatto delle gran belle parate. Credo che questo ragazzo qua abbia bisogno di essere protetto. Poi ovviamente mi direte voi cosa ne pensate. Credo che possa essere sicuramente un patrimonio del calcio italiano del Milan e mi auguro vivamente che possa restare ovviamente a delle condizioni che potrebbero essere prevalentemente migliorative per lui, ovviamente. Quindi voto 3 a Gigio, ma è un voto più che altro per quello che lo circonda e per la sua situazione momentanea, perché non si discute questo talento e questo giocatore. Voto 2 all'Hellas, 9 sconfitte nelle ultime 10 e 6 su 6 nelle ultime 6. Praticamente è un Hellas che ha smesso completamente di giocare. È vero che la retrocessione era già matematica settimana scorsa, ma un po' di onore. Guardate il Benevento cosa sta facendo e l'Hellas cosa sta facendo. Premetto che, come ho già detto in altri video, questa Hellas ha iniziato proprio male la stagione, dall'ingaggio di Cassano all'ingaggio di Cerci, che poi tra l'altro ha giocato, si è un po' ripreso, all'ingaggio di Pazzini e poi l'ha mandato via, che era l'unico praticamente giocatore che poteva effettivamente essere un valore aggiunto per questa squadra. Quindi un Hellas che merita di andare in Serie B più di tutte le altre squadre della Serie A. Ripeto, meritissimo. Di questi risultati, sinceramente la vedrei molto di più all'ultimo posto che al penultimo posto. Quindi, quotaccio, ve lo meritate tutto. Spero che rifondiate un pochettino quella che è la squadra, ma soprattutto a livello societario perché vi mancano le idee, ragazzi. Avete fatto una pianificazione imbarazzante. Quindi, mi auguro che possiate ripartire da zero, rifare una squadra e provare a lottare magari l'anno prossimo per ritornare in Serie A con degli altri obiettivi, delle idee decisamente più chiare e una pianificazione fatta meglio. Piace tantissimo, voto 1 a Veretout della Fiorentina. Ma che cavolo di fallo hai fatto su João Pedro? Che già João Pedro si tiene in piedi da solo con la fatica, l'hai ucciso praticamente. Ti meriti tutta l'espulsione, qualche giornata di squalifica e anche le critiche che alla fine non meriti perché sei stato un giocatore che probabilmente è stata una delle sorprese di questo campionato di Serie A. Veretout ha fatto una stagione pazzesca con la Fiorentina e ha rovinato tutto, ha rovinato tutto con questo fallaccio, con questo rosso che ovviamente ha anche messo nei guai ovviamente la Fiorentina anche per quella che sarà l'ultima giornata, anche se c'è ben poco da dire, ma ripeto che Veretout è sicuramente un valore aggiunto per questa squadra, quindi si meriti il voto peggiore di questa giornata perché hai fatto un fallaccio davvero pirla e non voglio essere molto più aggressivo e peggiorativo. Detto questo, chiudo qua il discorso. Ecco il mio pagellone della 37esima giornata, amici.
Ovviamente vi chiedo di condividere con tutti i vostri contatti i miei video e i video appunto dello Zoccolo Duro, sia su YouTube che su Facebook. Vi chiedo di lasciare un commento e perché no creare anche qualche piccola discussione su quelli che sono stati i temi da me trattati, da Donnarumma, dalla Juventus, dal Napoli, da tutto quello che riguarda appunto i miei voti. Ditemi se siete d'accordo e se non siete d'accordo. Nel frattempo vi ricordo di schiacciare like sulla pagina dello Zoccolo Duro, sia di Facebook che di YouTube. Vi ringrazio ragazzi, vi auguro una buonissima serata, una buonissima settimana e ciao a tutti amici dello Zoccolo Duro. Grazie.